Cioè, ci sono cantanti che imitano altri cantanti, ma noi parliamo di un imitatore vero, un imitatore bravo, fra l'altro, che è stato una grande sorpresa in una delle serate, nella prima serata del festival, perché è apparso e a tanti si è gelato il sangue, perché sembrava proprio che sul palco fosse arrivato il presidente del Consiglio, Romano Prodi. Guardate le immagini, per chi non le ha viste. Presidente! Questo è giusto! Romano Prodi! Oh, vediamo! Oh. Presidente, buonasera Presidente, siamo molto onorati di averla qui all'Ariston, la sua presenza dà un tocco di ufficialità. Beh, insomma, a qualcuno veramente era preso un colpo quando l'ha visto, perché la somiglianza era impressionante, una somiglianza sia facciale, diciamo, che vocale. Quella facciale è dovuta all'abilità del trucco, quella vocale è dovuta all'abilità di chi era sotto quella maschera. Un imitatore che sulla piazza da tempo, che ha avuto una grande occasione a Sanremo, però nessuno l'ha visto in faccia. Allora oggi ve lo presentiamo, Roberto Valentino. Come va, Roberto? Vabbè. C'è uno come te che da tanti anni lavora e bravo. Grazie. Ottiene questa grande possibilità di esibirsi davanti a 7, 8, 9 milioni di spettatori e ti tocca stare con la maschera. Poi era una maschera che non potevi nemmeno togliere. Alla sì, fine. Assolutamente. E quante ore di trucco ci sono volute? Sono volute 4 ore di trucco, un trucco pesantissimo, ma però comunque leggero, perché era lattice, la pelle respirava. Trucco fatto, ecco qua, ecco, stiamo le foto. Vedendo. Dal grande Bruno Biagi, voglio dedicarle un applauso perché è stato fantastico. Guardate che... Che lavorino! E qua sono... Bruno, tra l'altro, io, se gli dai un pastore tedesco col trucco te lo fa diventare un gatto persiano. Perché... qua siamo... Guardate che roba, la trasformazione incredibile. Anche perché poi la bocca si muoveva, era tutto... Sì, non era sì, la sì. Maschera di carnevale, era proprio una seconda pelle, esatto. Che ha reso questa somiglianza impressionante. Poi la somiglianza è stata resa perfetta dal fatto che la voce era uguale. Assolutamente, sì. La voce era uguale, che tu lo imiti Prodi già da tempo. Ma io lo facevo da un mesetto o due, non era così perfetto come a Sanremo. Poi niente, quando mi hanno detto, e voglio ringraziare Marco Posani, l'autore, che mi ha proposto questa cosa, e Antonio Cornacchione, che mi sembra la storia di Rocky 1, all'ultimo minuto, carriera quasi ultimata, ma no, mi hanno dato questa occasione. Io grazie Marco, grazie Antonio, per loro vado sulla luna gratis se mi chiamano domani in autostrada. No, certo, un'occasione, però ecco, noi volevamo darti anche quella oggi di farti vedere come sei veramente, però... Voglio salutare il pubblico, ringraziarlo per questa occasione. Caro Mangiagalli. Ora non è facile. Ma tu già gli somigli un po' anche senza lattice, devo dire. Addirittura. Scusi, Presidente, lei cosa pensa della polemica tra Del Noce e Baudo? Come finisce? Ne ho parlato con Fassino, Rutelli, ne ho parlato anche con me allo specchio. Secondo me finisce bene, su Pippo. Pippo Super Pippo non può finire così. Lo credo, lo speriamo anche noi. Lo speriamo anche noi, Presidente. Tu sei agevolato anche al fatto che sei conterraneo, no? Il dialetto. No, è l'anno degli svizzeri a Sanremo. Sì. È stato questo. Provincia. Da Meneguzzi alla Unzi, che era te. Vabbè, la Svizzera vince, insomma. È Ratta Cori. Non sei bolognese. Ma fra i personaggi, no, tu sei imitatore, insomma, chi altro fai oltre a Prodi? Quali ma insomma tu? Ne faccio parecchi, È arrivata un'agenzianza, aspetta, devo leggere, Boni, su, faccio caccia fuori, Che ciuccio, e un'agenzia riguarda, pensa, il mago di Alcella ha dichiarato che il 22 giugno cadrà il governo Prodi
e dice: se non cadrà il governo Prodi il 22 giugno io mi ammazzo davanti a Montecitorio. Berlusconi ha commentato questa cosa e ha detto: comunque vada, sarà una bella giornata. E questa me la faccio io. Senti, ma tu come, come cabarettista, come imitatore, insomma, certo, ti esibisci da tanti anni. Certo, mi esibisco da tanto tempo. Ciao Giancarlo, un saluto da Geppi Ragazzi, ciao, grande. Posso dire una cosa? Tu non sai una cosa, io sono andato al mare alle Seychelles. Mi sono addormentato sulla battigia. Dopo due minuti mi sono risvegliato e i bambini mi buttavano secchi d'acqua addosso, non morire, non morire. Mi hanno pregato e buttato al largo. Loro hanno detto, allora vado a dormire in Italia sulla battigia, sono andato a Sanremo sulla battigia, mi sono risvegliato all'acquario di Genova, nella Vasca Cetacea. Senti, com'è questa, questa predisposizione? Questa predisposizione verso personaggi corpulenti. Vai. Gioco forza, no, ma adesso ho promesso che mi metto a dieta perché vorrei fare altri. Ecco. Senti Francesca, che tra l'altro conosco da tempo. E, mi devo mettere a dieta perché non va bene. È bello, Costanzo Galeazzi, capisco, a Prodi un pochino, capisco la somiglianza, ma meglio mettersi un cuscino, però, no? Insomma, sì, sì, no, beh. Per dimagrire. Ma che. Abbiamo un filmato, sì, noi, oddio, ecco, a proposito di anni che. Ma è una sorpresa. Eri molto arrabbiato in questo filmato. Ah no, prima abbiamo il filmato di, l'altro di Sanremo? Sì, sì. Sì, sì, allora aspetta, prima vediamo un altro e poi abbiamo una sorpresina. Sono curioso. Allora sì, sì, vediamo un altro pezzetto tuo a Sanremo, poi ti faccio. Bene. Io Romano Prodi. Sì, sei tu Romano Prodi, sì. Nel pieno possesso delle mie facoltà sottoscrivo un accordo per il governo del paese con il centro-destra, qui rappresentato da Antonio Carnacchione, finché elezioni anticipate non ci separi. Ma questo è. Elezioni non ci separi. Fra l'altro c'è stata proprio la coincidenza che mentre voi facevate questo c'era in atto la crisi. Dicevo, tu hai una carriera che insomma che è cominciata anni fa, hai fatto la tua gavetta e ti volevo far vedere questo filmato proprio per ricordare una cosa forse dei tuoi inizi. Guardate un attimo, questo è del 1992. Arriviamo al secondo posto, a me tanto caro. Dammi, secondo posto a me tanto caro. Roberto Valentino! Roberto Valentino! Arrabbiato nero perché non volevi arrivare secondo! Ma non ti commuovere, però hai avuto grande successo stasera, mio punto. Abbiamo sentito anche il pubblico che disapprovava. Sì. Disapprovava, una parte del pubblico disapprovava il fatto che fossi solo secondo. Fu una bellissima esperienza. Arrivò primo Luca Virago, che poi andò a Sanremo, secondo io, terzo Alessandro Greco e quarta Laureli. Pensavo che dopo quel momento potesse aprirsi una strada, invece da allora ad oggi sono stati momenti, credimi, tremendi per me. E oggi il momento mio è stato da allora fino al giorno prima di Sanremo un viaggio a fari spenti nella notte. Si è acceso tutto, la mia Simca 1000 è diventata una bellissima carrozza con i cavalli bianchi. Mi auguro che non faccia la fine di quella di Cenerentola, no, ma che rimanga tale a lungo, perché Roberto è un bravo ragazzo, un artista bravissimo. In quell'anno veramente sembrava che il suo successo dovesse partire perché ebbe una grande risposta da parte del pubblico e vabbè, è passato qualche anno, succede. Speriamo adesso di riuscire a tenere duro. Io arrivo da questa situazione, parte da Caffè Teatro Cabaret, che ha dato là alla carriera di Aldo Giovanni Giacomo, ecco. Ficarra e Picone e tanti altri. Io sono l'ultimo uscito di Caffè Teatro Cabaret, speriamo di durare la stessa fortuna.
E allora, ci ha fatto divertire Sanremo con una faccia che non era la sua, ma la voce sì. La sua faccia oggi da reteista, e speriamo di rivederla spesso, quella di Roberto Valentino.